è la priorità di tutti quanti noi parlare di Cristo Gesù a questo mondo? Vogliamo stabilire queste priorità? Non ci siano cose che impediscano, fratelli e sorelle, questo servizio davanti al Signore. Chi manderò? Chi andrà per noi? Non c'è niente, fratelli e sorelle, che la Chiesa possa fare per infastidire il diavolo. Finché rimaniamo chiusi, finché ci tacciamo, per lui va bene così. Ma provate a parlare di Cristo. Provate a farlo con questo fuoco, col fuoco dello Spirito. Vedete come si risveglia. Ma la cosa meravigliosa è che nella manifestazione, nell'opposizione dell'avversario delle anime nostre, noi vediamo tutta la gloria di Dio manifestarsi. C'è un fuoco dentro di me e noi dobbiamo cercare questo fuoco. È la potenza dello Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Chi andrà? Chi si muoverà? Chi avrà l'ardire di dire questa mattina: Signore, eccomi, eccomi, manda me. La gloria deve andare tutta al nostro Signore. E a noi il privilegio che, nonostante tutto, il Signore ci ha affidato il ministero dell'Evangelo. A noi il Signore ci ha dato la grazia di infastidire il diavolo, il serpente antico, e di far tremare tutto il regno delle tenebre.